Amiche, amici di Rossini TV, una domenica mattina a teatro. A fare cosa? A fare una cosa molto importante. C'è questa mattina la premiazione del festival, della 75esima edizione del Festival dei GAD, e questa mattina si scoprirà quali compagnie si sono aggiudicate uno dei tanti premi, ma soprattutto naturalmente il più ambito, quello per il migliore spettacolo. Adesso entriamo in teatro, andiamo a conoscere anche dalle voci dei protagonisti, non delle compagnie ma dell'organizzazione, come sta andando, come è andato il festival e come sta andando la preparazione di questa mattinata, e poi attraverso le immagini sveleremo anche chi vincerà. Insomma, tutto questo ancora una volta per raccontarvi il Festival dei GAD da Rossini TV. Col presidente Maurizio Sebastiani. Presidente, siamo al momento in cui si tirano le fila e siamo al dunque, meglio di così non si può. Effettivamente è una grande soddisfazione quella di quest'oggi, perché è la fine di un festival molto importante che ci ha dato soddisfazione soprattutto di critica e di pubblico. Tutte le sere il teatro era quasi pieno, tutte le sere ci sono stati applausi per tutte le compagnie, sono state accolte benissimo, le compagnie erano di qualità, l'organizzazione era ottima, e quindi c'è soltanto da essere molto contenti e anche orgogliosi di aver portato a casa questo 75esimo festival, cosa non scontata. Ovviamente con il contributo di tutti, dall'amministrazione comunale, dagli artefici delle luci, dai tecnici comunali, del teatro, di tutti. Quindi è un lavoro d'insieme che ha portato un ottimo risultato. Ecco. Le compagnie vivono questo momento con molta trepidazione, perché la tradizione vuole che non esca nessuna notizia, anche perché l'ultima commedia si è tenuta ieri sera, per cui nulla sappiamo, non sappiamo nulla noi, non sa nulla neanche il presidente? Il presidente lo sa, ma hanno cambiato tutto mentre sono andato via io, quindi non so che cosa è riuscito alla fine. Ecco, sono stati birichini, tra virgolette, la giuria. Il mistero si infittisce. Da un presidente all'altro, dopo il presidente dell'Associazione Amici della Prosa, al presidente di giuria Massimiliano Giacometti. Massimiliano, com'è andata, e soprattutto qualche ora di sonno c'è stata oppure la notte è finita pochi minuti fa? No, fortunatamente qualche ora di sonno c'è stata. È andata, credo, benissimo, poi vedremo come sarà il responso, perché tutti stanno attendendo. Devo dire che ho una certa agitazione anch'io, che non faccio parte delle nove compagnie, quindi direi bene. La gara, i premi, tanto uno voglia dire, alla fine ci si tiene, no? Ci si tiene tanto, per cui la sensazione appunto permea tutto, e l'emozione comunque è un po' il succo di questo tipo di manifestazione come quella di stamattina. È importante che ci sia l'emozione, perché l'emozione fa parte di un sentimento, e quindi quello che vedremo sarà emozionante sicuramente. Per fortuna ci si è messo il cambio d'ora a regalare un'oretta di sonno o di attività in più. Lo chiediamo al direttore artistico Cristian Della Chiara. Cristian, com'è andata, e siete riusciti a sviluppare tutto nelle ore avete dovuto usare anche l'ora in più? Abbiamo usato tutto, è stato comunque come sempre bellissimo ritrovarci tutti assieme, passare la notte. Ad un certo punto mi sembrava di essere nel famoso film Il giorno della marmotta, perché sono arrivate le due, poi dopo alle tre erano di nuovo le due, questo spazio-tempo che si ripeteva. Però è stato molto molto bello ancora quest'anno condividere le emozioni come si dice, quando era ancora da poco chiuso l'ultimo sipario di questa edizione del festival. Abbiamo lavorato con grande sintonia, ma anche con grande serietà, che ci ha portato anche a trovarci a dibattere su tante cose. Il fatto di aver finito alle 5 lo dimostra, perché appunto non è stato nulla di scontato, ogni singola decisione è stata molto 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 discussa, molto motivata, però alla fine siamo arrivati a un accordo totale su tutto, e fra poco scopriremo che cosa sarà successo.
Ricordiamo che queste nostre interviste le facciamo prima della proclamazione e nonostante ormai ci si provi, ma anche ormai con poca convinzione perché sono un po' di anni che ho capito che non si estorce nulla, io ci riprovo anche stavolta. Qualche anticipazione? Io ringrazio per le generose offerte che a telecamera spenta mi hai fatto, ma non possiamo dire niente, dovete pazientare ancora un po'. Seguiamo allora, seguiamo con attenzione questa cerimonia nella quale scopriremo chi sono i vincitori dei numerosi premi che verranno assegnati. Siamo con il vice direttore provinciale Confesercenti, Umberto Baldassarri, anche lui emozionato all'idea che fra un po' salirà sul palco per consegnare il premio del pubblico, un premio importante. Sì, è un piacere, un onore per me poter consegnare questo premio del pubblico alla migliore commedia di questo Festival d'Arte Drammatica a Pesaro, che è giunto alla 75esima edizione. 75 anni sono tanti, quindi è un festival longevo e fortemente radicato nel territorio, è un'espressione di arte, cultura e creatività e condivisione di quelle che sono le problematiche sociali dell'individuo. È anche prodotto di una città viva, sana e accogliente come Pesaro, capace di dialogare, di porsi delle domande, di ragionare sul futuro del tessuto socioculturale. E un'associazione come la nostra, come la Confesercenti, è fortemente collegata a questo tipo di eventi, perché la nostra non è un aspetto solamente economico, ma l'aspetto socioculturale ci interessa per capire quelle che sono le esigenze e la qualità della vita e il benessere del territorio. Per questo motivo sono 2 anni che patrociniamo questa edizione, continueremo a farlo sicuramente, perché da queste possiamo carpire veramente tante idee su cui lavorare per il futuro e avere un'identità su cui poggiare solide basi per una crescita del territorio. Era già pronto per godersi lo spettacolo, in prima fila l'abbiamo catturato, l'abbiamo portato via per una battuta. Il presidente di Banca Pesaro, Massimo Tonucci, presidente, qui insomma siamo proprio nel regno delle attività culturali della nostra città. Assolutamente sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto, la Banca di Pesaro, come sapete, è la banca locale del territorio della città di Pesaro. Noi siamo sempre presenti in qualsiasi attività culturale, sociale, è una nostra prerogativa, cioè supportare quello che sono le iniziative di un territorio vivace. La banca è altrettanto vivace, la Banca di Pesaro si muove in maniera molto espansiva, ma nel limite dei propri volumi del proprio territorio. Quindi un supporto con le proprie risorse, con i propri utili che non vengono mai ripartiti tra i soci, perché il nostro statuto non prevede ripartizione di utili ma accantonamenti, quindi una parte ne accantoniamo, una parte ne investiamo nel territorio. Un territorio che sotto i più vasti aspetti, il sociale come questo, il premio Paolo Nonni che abbiamo fatto ieri, parliamo sempre di giornalismo, ma soprattutto rivolto ai giovani. Quindi una banca attenta a quelle che sono le iniziative di un territorio come la città di Pesaro e quindi una presenza doverosa e che proseguirà nel tempo. Camilla Murgia, assessore alla crescita, qui per le sue deleghe scolastiche. C'è una grandissima presenza e un grandissimo interesse nei confronti degli studenti pesaresi che hanno affollato la platea, che costituiscono la giuria dei giovani, insomma, gran movimento giovane in questo Festival dei GAD.
Sì, io lo dico spesso, 75 anni di festival, ma per un festival che è profondamente giovane. Un festival che anche quest'anno vede coinvolti più di 1000 studenti, sia come pubblico sia come giuria giovani, partecipando attivamente a tutti i processi del festival e anche quelli decisionali che interessano questa mattinata. Posso solo essere molto soddisfatta del lavoro fatto dall'Associazione Amici della Prosa con tutte le scuole del territorio che, nonostante il lockdown, vede quest'anno, in cui le scuole riprendono la piena attività, ritornare con grande entusiasmo e grande partecipazione. Perché è importante che i giovani partecipino, visto che poi pochi di loro diventeranno attori, no? La partecipazione prevede anche un ruolo fondamentale nello spettacolo dal vivo, quello di essere un pubblico consapevole, un pubblico preparato ad affrontare anche i vari spettacoli in un modo diverso e non passivo. La partecipazione attiva degli studenti, la sensibilizzazione fatta con le scuole, la partecipazione anche agli spettacoli come pubblico e come giuria vede una sensibilizzazione del pubblico fondamentale per mantenere questo patrimonio comune che è l'arte teatrale legata anche all'identità cittadina. Col vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini, che fa parte anche per il ruolo istituzionale del consiglio direttivo dell'associazione. Insomma, assolutamente in casa qua. Tra l'altro a lui è stata data l'indicazione per un commento finale, nonché il grande privilegio di premiare la compagnia vincitrice. Insomma, una grande conclusione. Sì, parto dalla prima cosa che dicevi, nel senso che ho il piacere di fare parte, ovviamente tra i vari impegni, però del un po' dei tavoli permanenti di lavoro, sono quelli delle giurie fino alle 5 di notte, però insomma della costruzione del festival, che dura veramente un anno ed è fatto di tantissime passioni, di competenze pesaresi, ma non solo, che guardano Pesaro da Pesaro e che fanno di questo festival veramente il più importante d'Italia, il più amato dalle compagnie amatoriali, ma amatissimo dal pubblico e soprattutto prestigioso nella sua formula e nel suo svolgimento. 75 anni di storia sono ovviamente un bagaglio importante, ma anche una responsabilità importante, ed è un festival, lo ha dimostrato anche in questi giorni, e ancor più nella formula festival, compatta rispetto alle precedenti edizioni. Insomma, negli ultimi 2 o 3 anni si svolge tutto in 10 giorni, le compagnie rimangono a Pesaro, si incontrano, si confrontano, vedono gli spettacoli degli altri, ascoltano i commenti, incontrano il pubblico. È un forte valore aggiunto, non solo, sia perché contribuisce a far vivere sempre di più la città di teatro, gli artisti, gli incontri, ma perché appunto dà la possibilità di dimostrarci città di cultura e di teatro al meglio, quindi con quell'accoglienza che viene dai tecnici, dagli operatori del teatro, fino anche magari agli operatori che si incontrano in hotel, che magari hanno conosciuto, vissuto uno spettacolo. Insomma, un'atmosfera veramente magica da festival, come ce ne sono poche in Italia e in Europa, e che Pesaro sa rappresentare grazie veramente a un grande lavoro e sforzo collettivo, come poi sono le attività teatrali, insomma, dalla messa in scena a tutto il resto. La città di Pesaro indubbiamente ama il teatro, e anche l'amministrazione di Pesaro ama il teatro, ne fa asse portante anche in vista del famoso traguardo, che poi in realtà traguardo non è, perché è un percorso, quello della Capitale Italiana della Cultura 2024. Sarà un grande momento di visibilità proprio per tante cose che già esistono e avvengono, che chiaramente magari verranno svolte anche al meglio, ma soprattutto il teatro ha una grande possibilità e responsabilità, anche cioè, essendo il luogo dello studio, della preparazione, ma anche dell'improvvisazione, della creatività, dove tanti mestieri, a partire dalle scene, non solo, no, convergono per un risultato unico. È anche un po' un simbolo, no? Cioè, una città dove funziona il teatro vuol dire che insomma gran parte dalla lettura alla messa in scena, a volte anche all'estetica, no, del patrimonio artistico, insomma, contribuiscono a fare cultura, a fare progettualità, e quindi è chiaro che il teatro sarà al centro della Capitale 2024, anche perché poi il teatro è uno degli elementi principe che ci permetterà di destagionalizzare un 2024 dove immagino l'estate sarà molto presa dai festival e dal turismo, che ovviamente poi
Pesaro normalmente attrae, mentre il teatro potrà avere tanto merito e tante possibilità nel coinvolgere le scuole, i gruppi studenteschi, le compagnie teatrali, lo stesso lavoro che fa il GAD, e le nostre stagioni, insomma, sarà sicuramente. E poi il teatro è anche un luogo dove ci si ritrova, in fin dei conti, no? Dove si dibatte, dove si, come un po' la funzione che hanno anche i festival. Quindi sicuramente, diciamo, un grandissimo apporto dal teatro, dalla città che vive di teatro, che ha tantissimi abbonati a teatro, e per il 2024 speriamo di avere tutti i nostri teatri aperti, funzionanti, anche alcuni nuovi che non avevamo in passato, e quindi anche questo contribuirà a fare veramente, diciamo, quella base di lavoro fondamentale per una grande capitale della cultura. Al direttore artistico il privilegio unico dell'essere prima e dopo, perché è l'unico a cui facciamo un'intervista prima della premiazione e anche dopo, finalmente, perché lo vogliamo vedere un po' più rilassato. Cristian, ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Ce l'abbiamo fatta, come sempre, devo dire, è uno dei momenti più belli. Gli spettacoli sono meravigliosi e ne siamo felici, ma veramente il momento della premiazione, ma direi meglio della condivisione, è uno dei momenti più emozionanti, tant'è che ho avuto modo di dire che siamo il festival più vecchio d'Italia, ma anche il festival più piagnone d'Italia, perché poi veramente l'emozione ha dominato le parole di molti degli intervenuti, perché è stato bello ritrovarsi tutti assieme a condividere una storia importante che si è trascorsa, persone che si conoscono per la prima volta, si vedono a Pesaro, ma che si ritrovano protagonisti di una grande avventura come quella del festival. Quindi è veramente un'altra giornata bellissima, sono contento e ringrazio Rossini TV per averla documentata e per essere al nostro fianco anche quest'anno in questa bellissima iniziativa che è il festival. A conferma del grande entusiasmo che c'è dietro, davanti e dappertutto, sono veramente tanti i premi, però in questa occasione ci concentriamo su quelli che sono sul podio. Sì, tante compagnie hanno ricevuto i premi, ma devo dire che qualcuna ha veramente fatto man bassa. Ma prima di dire chi, perché poi sai che mi piace tenere la suspense fino alla fine, però voglio sottolineare il sincero stato di felicità di tutte le compagnie. Tutte l'hanno dichiarato, e era facile dichiararlo magari prima, l'hanno riconfermato dopo la premiazione, che la vera vittoria è essere al Festival di Pesaro. E quindi certamente chi ha avuto premi andrà a casa con una soddisfazione ancora maggiore, ma tutte le compagnie che sono state ospiti del nostro festival tornano a casa con la grandissima gioia di essere state scelte da un festival che si vanta di proporre il cartellone più importante nel panorama del teatro non professionistico. Quindi essere scelti al Festival di Pesaro è veramente una grande vittoria, quindi un grandissimo complimento a tutte le compagnie. Qualcuna, forse per qualcuna questo sarà ancora più vero quest'anno, perché tre compagnie in particolare sono state pluripremiate, a iniziare dal terzo posto con il Don Quixote, è arrivato per ultimo ieri sera, l'abbiamo visto, e immediatamente ha conquistato la giuria, e tanto si è tanto parlato di loro in questa lunga notte di giuria terminata alle 5 del mattino. Al secondo posto il trionfale ritorno a Pesaro della compagnia dell'Archibugio di Umbertide, che era stato qua oltre 50 anni fa ed è ritornato, e ancora grande successo, ha conquistato il pubblico, ha conquistato i giovani, ha conquistato anche la giuria che gli ha assegnato il secondo posto e tantissime nomination in tutte le categorie. E poi un trionfo veramente straordinario per Cyrano de Bergerac, uno spettacolo che è incentrato sulla figura di un attore, di un personaggio, Cyrano appunto, ma che fa della collettività la sua forza straordinaria. La regia è riuscita a creare una chimica fantastica fra tutti gli interpreti, senza avere bisogno di ricorrere a una scenografia particolarmente ricca, ma anzi essenziale, fatta di pochissimi elementi, ha creato uno spettacolo corale straordinario, di un'energia fantastica, che ha conquistato tutti e che è stato premiato non solo dalla giuria ufficiale, ma anche dalla giuria dei giovani, che si sono ritrovati nelle parole romantiche di questo straordinario personaggio. Siamo con Federico Latini, vincitore del premio Antonio Conti, che è un premio che viaggia in parallelo con il Festival dei GAD, perché si riferisce a testi teatrali. E allora a lui, che abbiamo comunque avuto modo di ascoltare dal palco, chiediamo anche per le telecamere di Rossini TV un commento.
Beh, io di fatto mi sono sentito un po' quasi un abusivo su quel palco, perché Guernica, Dora, il maestro dell'attentato, è la mia opera prima ed è nata in maniera molto fortuita, occasionale. Parte un po' tutto da mio figlio, amante del teatro, e che ha un'età per cui i contrasti con il genitore sono sempre più all'ordine del giorno e più violenti anche per certi versi, e cercavo un modo di entrare nel suo mondo e poter condividere qualche cosa con lui. Ne è uscita fuori un corso di drammaturgia e ne è uscito fuori questo lavoro alla fine, che poi ho ripreso, rimaneggiato, ma in effetti mi sta dando molte, molte soddisfazioni, perché è il secondo concorso che vinco con questa opera. Siamo con Giovanni Florio, regista della compagnia L'Archibugio di Lonigo Vicenza, che ha fatto incetta di premi. È una cosa incredibile, è la nostra prima partecipazione qui a Pesaro, non ci aspettavamo un risultato di questo tipo e siamo ancora ubriachi di gioia per questo. Se devo dirla tutta, c'è un premio che ci rende particolarmente felici ed è il premio della giuria giovani, perché il nostro è un teatro che si propone anche come proposta culturale, si propone una volontà di avvicinare i giovani al teatro, per cui vedere questa nostra volontà riconosciuta ci riempie di gioia e ci fa ben sperare per il futuro, perché loro sono il futuro del teatro. Scegliere un testo come Cyrano di Bergerac è una scelta sempre molto rischiosa. Da una parte ci si assicura il pubblico, perché il pubblico riconosce il testo e di conseguenza, soprattutto in un festival, in una rassegna, se deve scegliere una o due commedie, sceglie quelle che in qualche modo gli accarezzano l'orecchio. Dall'altra però i confronti sono feroci. Beh, c'è da dire una cosa, se è vero quello che ha appena detto, insomma, che è un testo che può risultare accattivante in un ambito come questo, quello di un festival, è anche vero che in un contesto come quello che è il nostro, quello dell'amatorialità veneta, beh, portare qualcosa che non sia propriamente la commedia è comunque qualcosa che porta dei rischi, anche nei confronti del pubblico. La cosa che ci fa piacere è vedere che il nostro testo non è un testo nato, è un allestimento nato per concorrere a concorsi, ma è un testo nato per stare in rassegne di paese. Ed è quello che ci dà più soddisfazione. Il riscontro l'abbiamo visto qui, dove c'è un pubblico un po' più educato, visto i 75 anni di lavoro fatti dal GAD, ma lo riscontriamo anche nelle realtà apparentemente minori, dove ci capita di recitare, e sono molte. Adesso dopo questa data partiremo col nostro tour autunnale, ecco, e questo ci dà enorme soddisfazione. Ovviamente alla fine di una premiazione, lo dicono tutti, l'avete detto anche voi, ci auguriamo di essere qui anche quest'altro anno. Come ci si prepara a inviare la candidatura per la edizione 76 del Festival dei GAD di Pesaro? Questa è una domandona questa, perché sì, è giusto pensare già alla prossima edizione, pensare già al futuro. In questo momento stiamo solo pensando a far festa, perché noi abbiamo lavorato su questo testo, su questo Cyrano. Pensate, abbiamo annunciato di voler lavorare su questo Cyrano nel febbraio 2020. Tempo una settimana, non avremmo più potuto lavorare su niente. E per cui già in questo momento ci godiamo questo momento, che è un punto d'arrivo per i tanti sforzi profusi per tenere in piedi la compagnia, per continuare a fare teatro, per continuare a sentirci ancora gruppo e per continuare a portare avanti questo Cyrano che abbiamo profuso in questi 2 anni, che sono stati 2 anni tosti. Veramente tosti. Una cerimonia di premiazione che, come abbiamo più volte ripetuto, è un grande momento di spettacolo, di emozione, è un grande momento di entusiasmo. Siamo certi che chi ha seguito questo speciale da casa, se aveva anche partecipato alle commedie, ci sarà rivisto, altrimenti gli sarà venuta una gran voglia di prenotarsi sin da subito per la prossima edizione. Grazie per averci seguito, restate sempre sul canale 80 di Rossini TV.